No, no, avvocato, voi mi dovete capire. No, non è durezza di cuore. Anzi, da parte mia è la più grande partecipazione. Ma qua se tutto quanto fanno così, dove andiamo a finire? Le scadenze sono sacre, avvocato. Certo, giustissimo. Solo in questo momento quel poveretto non può. Perciò io mi sono permesso di... Sì, lo so, avete fatto benissimo. E ve lo ripeto, avvocato, da parte mia la massima partecipazione, la più sentita. Oh. Ma i guai degli altri non devono diventare guai miei, avvocato. No, no, mi dispiace. Posso concedervi un altro giorno di tempo? Dove lo trovo? Ciro, Iorio, per un giorno sono 500 lire. Allora facciamo gli atti subito. Avvocato, mi dispiace assai. Ma sentite, vi prego. Vi prego, avvocato, mi dispiace assai, ma negli affari c'è una regola. Senza una regola, voi mi capite. A chi la porti? A De Fon. Fammi vedere. Mezzo maiale. Quelli sono una dozzina. Padre, madre, figli, nipoti. Sì, cognato, nonno, fratello. Avete sentito, avvocato? Ammazziamo il maiale per beneficare il vicolo. Che ti importa, stai a badare. Non è questa, avvocato. Uno ammazza il maiale e vuole fare anche il rituale omaggio ai vicini. Però, la seconda ondata, questa chi altro va a sfamarlo? A compari d'angri dell'acquaiolo. Un altro professore universitario. E questo? Per i detozzo. Riportalo dentro. Giacinto, ma vai a guastarti il sangue, perché? Ma lasciali godere! Avvocato, non è questione, perché uno ammazza il maiale e vuole fare anche il rituale omaggio ai vicini del vicolo. Ma però ci stanno anche le persone di riguardo. Per esempio a casa vostra, l'arrosto è stato mandato. Non so, non credo. Ma che ti importa, non fa niente. Avete di fare noi. A casa vostra non è stato mandato. Mentre a detozzo, l'ultimo strascione del vicolo si. Ma come? Fa niente. Avvocato, state bene, ma ci vediamo lunedì. Fai lo stipolo. Arrivederci. Grazie lo stipolo. State bene, avvocato. Abbiate pazienza. Scusate, non ha compagno fino alla. Sta più buono? E ce lo deve portare. E forse ce lo. Ma sì. Ada mia, tutta questa gentuccia, i De Fonzi, i De Tozzi, un po' di decoro, no? C'è qualcosa di male. Non c'è niente di male, anzi per un giorno portiamo l'abbondanza in casa di gente che la carne la vede una volta all'anno quando la vede. Ma ci sta anche gente di riguardo, no? La famiglia di Don Vincenzo, il mio avvocato. La famiglia di Don Beppe Canizzi, la famiglia del veterinario. E se no quando ci accostiamo alla gente un poco più su del paese? Un poco d'arrosto a Donna Carmelina Arutti, gliel'hai mandato? No. E al dottor? Nemmeno. Vedi, la gente a cui dovevo pensare, niente da fare. Ma ne hanno quando noi, nemmeno ci bada. Lo so, ma si fa per la creanza, per entrare in rapporti. Ada mia, ti ho fregato tante volte, usciamo da questo vicolo che mi è arrivato qua. Hanno detto tante grazie. Prego.
Sei giovane, Ada mia. Due parole insieme le sai mettere. Basterebbe volere. Basterebbe una poca di buona volontà e io pure al tuo seguito, magari. Esci? Così vestito. Dove vai? Non è finita ancora la distribuzione? Ma no, è un poco di carne per casa sua, le ho dato il permesso io. Fammi vedere. Questo pure gliel'ha dato mia moglie? Oddio mio, già sì. Tinto tutto, guarda. Voglio sapere se questo pure l'ha dato mia moglie. L'ho presa io. E riportalo adesso. Sì, sì. In casa mia non si ruba. Vi deve bastare l'abbondanza nella quale vi fa scampare. Lasciami vedere che nascondo sotto il gambino. No! Lasciami vedere o ti frugo. No, Jacinta! Devo vedere io? Ho preso un poco d'olio per tata. E rimettila a posto. Sì. Cammino. Sì. Con tutto quello che gli regaliamo di pasta, fagioli, farina, devono rubare, hanno la vocazione del furto. Comarata. Guarda che... Comarata, gliel'ho portata. E dopo vado a vedere la faccia di Rosinello quando ha visto il piatto, maronna mia, tu poi se ne cadeva. Se ne cadeva sì, dobbiamo andare addosso 3 chili di carne, non te ne vuoi cadere, te ne devo cadere sì. Compare Giacinto, come fa, pure mezzo maiale. Ma questo è il vestito nuovo che vi è arrivato da Napoli. Sì, è uno degli ultimi. Lo so che voi tenete sti pieni, vestiti da inverno, da estate, ma è pure come li portate, giratevi un po'. Ma mi metto a girare per far piacere a lei. Guardate, comare, guardate come gli sta bene. Soprattutto quando tiene il braccio un po' alzato, eh. È pure come li porta, questo bisogna dirlo. Non ce ne sta un'altra a Serracerbia, neppure tra i nobili. È inutile. In questo vicolo voi siete sprecati, compare Giacinto. Non fa più per voi. Sciocchezza, Anna mia, sciocchezza. No, no, è la verità. Voi dovreste stare dalla mattina alla sera davanti al circolo dei galantuomini. Grazie. E con tanto di sigaro in bocca, come Don Peppe Viscardo. Grazie, mi dovete credere, come Don Peppe Viscardo. Mo adesso non ho più niente. Grazie, grazie. Voi dovete essere benedetta per il cuore che tenete. Grazie. Contenta e benedetta. Ah. Sono mareata, vi devo portare altro. Poi vengo io di là. Compare Giacinto. C'è voi. C'è il compagno vostro. Compagno? Quale compagno? Ma che compagno? Beh, tu hai il potere di irritarmi. Chi è questo compagno? Compare Nicolino. Non è compagno, era. Era compagno. Zitto, che non ti sento. Ma sentesse. Io adesso così vestito. Sì, che fai in casa tua? Sì, lo so, ma intanto... E per me? Questi che poi vanno, vengono. Vieni, qua, vieni. Buongiorno, comarato. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Grazie. Come sta la creatura? Come vuole stare? Non si rimette. Ma lo hai chiamato il medico? Che vogliono fare i medici? Ecco, va bene? Poi ti offendo quando io ti dico che capraio eri e capraio ti sei meritato di restare. Che vogliono fare i medici? Ma perché? Quando ti ammale a chi chiama? Il becchino? E quello viene da sé. La disgrazia, cari Giacinto, è che si nasce segnata e no. Che vestito! La cravatta, tu sì. Sto aspettando il maestro Palazzo, cosa mia. Lo avete ricevuto, l'arrosto? Certo, arrosto, farina, grazie, comarate, grazie. Con tutto ciò, Giacinto. Ma no. Non so nemmeno come cominciare. E non cominciare. Non cominciare una cosa che io già so dove vuoi andare a finire. Tu quando vieni da me lo porti scritto qua così, vedi, prestito. Quanto? Una cosa, so di quanto? 80. 80? C'è tutta l'annata della fitta, sa? Allora. Ecco.
10, 20, 30. Ma no, io so contare. T'aiuto. 40, 50, 60, 70. E 80. L'annata. 85. Grazie, 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 tu ti messo bene, adesso ti metto la cravatta, ma sei rimasto il compagno antico, il compagno della fame e del lavoro duro. Acqua passata, non acqua passata. No, 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 devo dirtelo, perché la fortuna ti ha aiutato, ti è una buona posizione, ma dentro non sei cambiato, non puoi cambiare. Se lo dici tu. Vai. Vai a uno dei nostri cari nobili a dirti che se non paga l'affitto devi andartene tu e la tua figliola malata. Tu invece no, tu invece no, perché tu sei di un'altra pasta dei nobili. Che ci vuoi fare un po' di pazienza? Tu ti vesti come loro, ti hanno monete e proprietà come loro, ma la pasta è un'altra. Giacinto, tu addosso puoi metterti i brillanti, non cambi. Tu sei rimasto il compagno delle nottate, all'acqua e al vento, dietro le capre, su per la montagna. Che hai capito? Io volevo dire... Quel che volevi dire, non è colpa tua. Io te l'ho detto tante volte, tu non hai il potere di non poterti esprimere. Non devi parlare, Nico, non devi parlare. Quando hai bisogno di qualche cosa, vieni da me, basta che mi guardi, io capisco. E in quel posto che posso, se posso ti aiuto, ma parlare non devi parlare. Niente, segno, occhiata, la maniera dei muti, ma perché quando parla mi urti. Ma io volevo dire soltanto... Niente, non devi dire niente, ma finì, chiuso. Mo, vattene, fammelo piacere, vattene perché sto aspettando il maestro Palazzo. Oh, padre Giacinto. C'è voi. Io questo veniva a dirvi, è arrivato dal giardino. Ah. Mi ha fatto passare nello studio, come mi avete insegnato voi. Brava Antonia, brava, per me. Volevo... Non parlare. Ma perché devo parlare? Antonietta. Ma ti ha capito? Io volevo dire che lui è un amico migliore degli altri. Sono cose da niente, parole. Figuratevi se proprio io è proprio a lui. Fa così, ma a voi vuole bene. Sicuro? Siamo stati compagni, tutti e due ragazzi. Che giovane era. Io qualche volta mi sentivo stanco, mi tirava indietro. Lui mai, una resistenza. Aveva un pensiero solo, togliersi dal padrone. Vero, vero. Me lo ricordo come se fosse adesso, un pensiero fisso. Me lo ricordo. Leggevo, studiavo. Io invece... Mi ha tradito la gioventù, a me mi ha tradito. E adesso lui ha le masserie come un proprietario, si è comprato tutto il palazzo e si gode la vita. Ognuno ha le sue croci, compare Nicola. E che gli manca? Proprietà, salute, voi che lo dovete ringraziare di Dio, che croce vuole avere? Uno così è benedetto da Dio, benedetto da Dio. Buongiorno, comarata. Buongiorno. Buongiorno. E perché l'ho urto? Perché non devo parlare? Non l'ho capito. Non l'ho proprio capito, va. Ratafian. Un altro? No. No, no, basta così. Allora? Dite. No, mi hai mandato a chiamare, Giacinto. Ah, sì. Don Peppe. Mi sembra buffo assai. Buffo? Non notate niente? No. E guardatemi bene. E
Che vita io non... Grazie, grazie di cuore. Perché se non notate niente voi vuol dire che in me non c'è nessuna cosa stonata. È tutto normale. Mi sono messo colletta e cravatta. È vero. Ah, elegantissimo. Noi altra gentuccia, colletta e cravatta non lo portiamo mai. Queste sono cose da donna. Gentuccia, tu sei uno dei più forti proprietari di Serra Cervia. Poi lo vedi, colletta e cravatta, lo porti anche tu. In casa, sempre solo in casa e sempre stando attento a chi c'è. Voi sapete meglio di me i paesani nostri come la pensano. Che cosa da dire, la gente lo trova sempre. Giacinto, tu hai questi. Che ti importa? Sì, va bene, ma non è questione, vedete, maestro. Se voi all'uomo gli togliete anche quel poco di fumo che dà sapore anche al pane asciutto. Sì, casa mia è un porto di mare. Le proprietà fruttano. Ma con tutto ciò... Non sei contento, eh? No, maestro, non è questione di essere contento o meno. È che, vedete, maestro, tante volte l'uomo, il più sereno, sapete com'è? Io adesso non so come esprimermi. Prendete mia moglie. Ori, vestiti, gioielli, una certa istruzione, non per offendere signorini. Legge D'Annunzio Carducci. Ah. Ma non è donna. È uomo. No, non mi fraintendete, Don Peppi. Dicevo come titolo. Non è donna Ada, come vostra moglie è donna Lillino, o come la moglie dell'avvocato è donna Amelia. È così, Ada, comare Ada, come l'ultima donnetta del vicolo. Beh, se vi sembra giusto. Giacinto mio, donne, 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 vai a Roma, a Milano, dove il donne non si usa. Ti renderai conto che anche questo donne... Ma purtroppo, caro maestro, noi viviamo in questo paese. Maestro Palazzo. Maestro, voi quando avete voluto io vi ho aiutato. Sì, sì. Qua ci sono due cambiali vostri di 1000 lire l'una. Sì, Giacinto, ma noi eravamo d'accordo che avremmo... Tutto, tutto, sì. Allora... Avete voluto rimandare, abbiamo rimandato senza discutere. Queste sono cambiali che io vi potrei protestare domani. Senti, Giacinto, fammi capire dove vuoi arrivare. Maestro, voi fate parte del circolo dei galantuomini? Sì. Il consiglio si riunisce tutti gli anni di questi giorni. Il 20. Maestro, voi mi dovete far entrare come socio al circolo dei galantuomini. Se no lo facesse a questo. A me? E io che c'entro? Niente, lo so. Ma fatevi entrare nel circolo dei galantuomini. Se no vi rovino. Senti, Giacinto, io mi domando se... Caro Giacinto, ma il circolo ha la sua regola, la sua tradizione, ma chi va a dire ai soci che tu... Ah, e chi va a dirlo al duca? Al duca. Giacinto, che t'ha preso, eh? Non lo so, maestro, sono impazzito. Maestro, io mi sono fatto venire da Napoli 10 vestiti, uno da Bergamo. Certe volte ne cambio 3 al giorno. Quelli che mi vedono dicono, ma dove vuole andare? Ci vado in camera da letto, in cucina. E se no dove vado? Dai vecchi amici. E cosa ci diciamo di più? Maestro,
Voi dovete farmi entrare come socio nel circolo dei galantuomini, se no vi distruggo. Ma vi faccio vendere i mobili di casa. E vedi se la finisce. Giacinto, è che io non vedo, io non so come potrei, ma soci del circolo sono, come dici tu, i galantuomini, medici, avvocati, maestri, proprietari terrieri di antica data. Anche un ricevitore postale, quelli, come si dice, nati col colletto. Ora, uno come te si è fatto da solo, sì, anche con tutti i meriti. Sinto io che ti devo dire, proverò. Grazie maestro, grazie. Si trattava solamente di rompere la faccia, oramai l'ho rotto la faccia con voi, si trattava di parlare. Maestro, se ci occorre cacciare danari, io, qualsiasi somma sono a disposizione. Non è questione di somma, Giacinto, è che in coscienza io non vi sento. Basta maestro, non dovete parlare più, mi dovete solamente promettere che farete tutto. Va bene, prometto, tenterò, proverò. Che cosa ti devo dire? Naturalmente tu vuoi giacire. Beh, non mi devi dire nient'altro. Solamente grazie. Va bene. Ti farò sapere. Quando? Ti farò sapere. Carte. Bravo Matteo, ti sei ricordato di noi, a presto. Due carte, Giovanni. Fatti quante carte? Due. Matteo, una bottiglia d'acqua fresca. Subito, signor Cornello. E tre bicchieri. Sì, don Carlo. Giornale di oggi. Sì, don Benevino. Prego. Grazie. Però bisogna pure che insegnino con le carte, capito? Le carte. 5 lire. Momento che distingue. 3 volte. Tu? Passo. Vedo. 3 as. Ma sì, una litania. Litania. Ma qui ci vuole un calzone al giorno. Matteo! Matteo! Sedie coi chiodi, poltrone che cascano a pezzi, divani con le molle di fuori. Ma fai qualche cosa! Qui non regge più niente, don Beppe. Si è consumato tutto, sì, sì. Provvedi! Ma sta guarito non ha niente. Subito, signor Coronel. Quando ti è nato? Vedo che anche oggi
Hai perso assai, eh? Non è per la perdita, capisci? Alle perdite si rimedia sempre. È che in questo schifo di circolo nessuno vuole più giocare sulla parola. Dai, con lui. Vuoi riparti a biliardo? Se mi dai 10 punti. Anche qui. D'accordo, ci sto. Bene. Tanto, per la stessa. Beh, se permettete, segno il punto. Molto, allora. Venite, maestro. È uno scontro di titani. È avara, Giulio. È brutta e avara. Hai voglia a fare il balletto davanti? Quella più di una carta da 10 lire per volta non la caccia. Quando vengono a dirmi le mogli con i soldi. Non te ne godi come mogli, non te ne godi come denari. Io dovrei pigliarmelo con la felice memoria. Ah. Che cosa non è stato capace di scialacquare quel padre mio? A settembre richiamato dagli ovini di Bronca, di San Marco, di Ururi. Sfilavano sotto le nostre finestre tutti gli armenti dei descapoli. Accanto a mio padre guardavo fluire quel fiume tumultuoso di groppe. Sembrava che tanta ricchezza non potesse esaurirsi mai. Sei esaurita. Maestro, segnare 11 punti. Non è finita ancora. Ecco qua. Caro Giuseppe, in teoria tu puoi avere anche ragione. Sì, ma in teoria. Poi niente. Sì, il circolo ha bisogno di molte cose, ma nessuno paga le quote. Già, fosse il solo. Per il paese che guarda e giudica, questa improvvisa mésalliance di Giacinto il capraio, che io conosco e non conosco, tu conosci e non conosci, mi spiego? Sì, non mi pare proprio il caso, ecco. E poi, quei guai che sto passando io per via delle carrupe? Oh, quest'anno nessuno vuole carrupe. Starmi a preoccupare di Giacinto il capraio. E vendile a lui. Magari, non è partita sua. Perché le comprerebbe? Se vuole il tuo voto. Già, in fondo, do un test. Biscardo, la vogliamo tirare questa palla? Ne finisco di giocare e ne parliamo, eh? Non si riesce a fare un punto in questo schifo di biliardo. Tre. Adesso provo questo in quarto, vai. Ma questo Giacinto il capraio, la moglie, non è quella ragazza di Monte San Biagio? Una bruna... Già. Sì, lui è stato anche al vostro servizio molto tempo fa, alla masseria di Tronto, e vostra madre deve ricordarselo benissimo. Sì, ma... la moglie? Figuriamoci, sei il marchesino quando c'è di mezzo una moglie, eh? Venite, maestro, prendiamoci una risetta. Volentieri. Scusate, allora. Matteo, lui ha risette. E adesso chi segna i punti? E va bene, li segnerò io. Va bene. Tu hai la testa piena di carrube. Quattro. Guarda che collanine, medagliette, tutto c'ha un frusaglio, figlia mia. Guardi, io sono pieno di buone intenzioni, ma di fronte a queste medagliette di Santa Rita, con il massimo rispetto per la santa, però... Ci bastano 200 lire per seminare. Lo so, ma a me non mi bastano i pegni. Torno con qualche cosa di più consistente e vediamo. Mo. Vattene perché c'ho da fare. Va, buona giornata. Buongiorno, compare Ada. Come stai, Lucia? Sto in grazia di Dio, compare Giacinto. Vuol dire che io adesso parlo a casa e poi... Ecco, bravo, parla a casa, poi vediamo se è il caso. Buongiorno. Buongiorno. Vengono con queste seccature continue, cornet, medagline, che ce ne dobbiamo fare di questa roba? Beh, che hai tu? In chiesa ho incontrato la Marchesa San Giorgio. Donna Roberta. Mi ha salutata. Stava col figlio, Don Michelino.
Lui mi ha dato l'acqua benedetta. Caspita, cominciamo a ricevere galanterie dai nobili. Facciamo furore, bravo, bravo mia moglie. Dim, dim, la siete solamente formata a parlare? Lui voleva parlare, ma io gli ho detto buongiorno e... Oh, lo vedi come sei, ma perché fai così? Una donna sposata si può fermare a parlare con un giovanotto davanti a una chiesa? Non sta mica sola. Passano gente, entrano le bizzocche. Dimmi, dimmi, come sta il marchesino? Si è laureato? Giovane intelligentissimo, quello là, sai. Il padre lo adora. Ma non sta a Napoli? Stava a Napoli. Il marchese, per tenerselo vicino, gli ha comprato un'altra pariglia e due fucili da caccia. Ma quella giovane, in paese non ci resiste. E che ti ha detto donna Roberta? Come? La marchesa, avete parlato, non avete parlato? Così, poche parole. Si è visto questi nobili, eh? Oh, e fra di loro fanno feste, festicciuole, ballette. E noi con questa casa... Compare Giacinto! Sta salendo il figlio del marchese San Giorgio, quel giovane di Napoli. Maronna mia, tremo. Antonietta. Che cosa è venuta a fare da me? Beh... E perché non l'hai fatto entrare in salotto? Ma quante volte ti devo ripetere le stesse cose? Permesso? Si può? Ma che sì, che onore! Accomodatevi, favorite! Signore? Giacinto, mi devi scusare se mi sono permesso forse disturbando. Per carità, marchese, onore, onore e piacere! Anzi, mia moglie mi stava proprio dicendo... Ah, sì? Sì, sì. Ah, da una sedia al marchesino. E quella, Gre? Per carità, non vi disturbate. Scappo subito. No, no, ci dovete fare l'onore di restare. Grazie. Accomodatevi. Grazie. Accomodatevi, siete in casa vostra. Prego, prego. Giacinto, mi sei azzoppato il cane. Oh, mi dispiace. Dovresti darmi il tuo. Il mio? Non hai un cane da caccia? No, lo avevo, ma così. Ma oramai sono 4 anni che... È strano, mi avevano detto che... Cimurro, vero? No, no, camion. Ah. Che bella casa, eh? Vi piace? Ci abbiamo anche il salotto. Oh, complimenti. Con poltrone, sedie, cuscini, tutto. C'ho anche lo studio. Certo, tu sei in affari. Questo era un palazzotto antico. Se a lei piaceva, così l'ho presi. Sapete com'è, un poco per volta. Anche si prego, un vermut. Grazie, un vermut lo prendo volentieri. C'ho anche cioccolato, marsala, biscotto, caffè. Come in città, eh? Come in città? Il tè non ce l'ho, ma lo faccio venire però. Tu prendi il tè? No, così per tenerlo in casa. Sapete, viene qualcuno. Per esempio 3 anni fa venne il notaio da Torre Maggiore per un affare. Vuole un tamarindo, io ce l'avevo. Volete anche voi un tamarindo? No, grazie, io... Come volete. Hai detto qualcosa? Io no. Non hai parlato? No, no. Parlate. Potete parlare. Si stava parlando del cane. Ah, sì, già, infatti io stavo per andare a caccia, no? Ma senza cane non... Un cane buono è quello di Annibale, il figlio dell'acquaiolo. Se ci andate ve lo dà. Sì.
Sì, Annibro Tancredi, il figlio dell'acquaiolo. Ma io non lo conosco. Ehi, c'è andato a nome mio, non si potrà rifiutare. Anzi, ci vado io un momento, eh. Ma no, Giacinto, c'entro niente. Perché? Ci vado io, così non si deve rifiutare. Permettete un momentino. Ma Giacinto, c'è Saverio, può andare Saverio? Ma sono due passi, il dire che fare. Permettetemi, che sia, abbiate pazienza quando mi tolgo colletto e cravatta, eh. Lo sciarpone. Il mantello, pure il cappello. Giacinto, fammi capire, tu quando esci, invece di vestirti, ti spogli. Ma che si è capito, il paese, non tutti quanto sono d'idea liberale come voi, di grande vedute. Qua se mi vedessero con la cravatta e il colletto duro, figuriamoci. È la vergogna di questo paese, dove chi nasce nero resta nero fino alla fine, caro Marchesino. Io c'ho anche il soprabito, eh? Ah, se l'ho fatto venire da Pescara. Ma finché non sia vero una certa cosa. Permettete, vengo subito, Marchesino. Vengo subito. Scusate. Allora mi fate capire che disturbo. No, che c'entra. È che ho un poco da fare. Su, che cosa può aver da fare una signora come voi? Voi avete domestiche, donne che vi aiutano. Io non sono una signora. E che siete povera? Avete una casa che io non ho mai visto neanche a Napoli. E poi lasciatemelo dire, come andate vestita voi? Chi siete? Me l'ha detto mamma oggi in chiesa. Io vi avevo preso per una forestiera. Ehi, forestiera? Giuro, vi credevo una signora, non so, di Napoli, dell'Alta Italia. Ne parlavo giusto con le mie sorelle. Ah, avete parlato di me con le vostre sorelle. E perché no? Don Michelì, le vostre sorelle non sanno nemmeno se esisto. Permettete, questo non è esatto. Per esempio, con Erminia siete amiche, tutte e due patronesse delle dame di San Vincenzo. Ehi, amica. Io seduta qua, vostra sorella seduta là, non c'è nemmeno il saluto. Non vuol dire, che significa, scusate? No, 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 no. Posso assicurarvi che alle mie sorelle voi siete molto, ma molto simpatiche. L'hanno detto loro stesse. Anche mamma, no, oggi, mentre la riaccompagnavo dopo la messa, dice... hai visto donna Ada, che velo che portava oggi in chiesa? Ah, sì? Giuro. Don Michelì, a chi volete prendere in giro? Perché? Scusate, donna Ada, com'è possibile che vostra madre parlando di me... Io sono Ada, Aduccio, comare Ada. Come può essere donna Ada, la moglie di Giacinto il Capraio? E che vi manca? Una donna come voi. Guardatemi. Perché non mi guardate? Don Michelì, questa è una casa quieta. Come nel paese ce ne sono tante. Non è una casa di Napoli, di Roma. Vedete? Le provviste per tutto l'anno. La biancheria da togliere e da mettere negli stivi ogni cambiamento di stagione. Il tempo passa e una donna si ritrova vecchia senza che nemmeno se ne sia accorta. Non tornate più. Signora, io non ho detto niente che... No, non avete detto niente. Però non tornate più. Vedete, Don Michele, siamo in un paese. Posti dove le giornate delle donne senza figli passano ancora più vuote delle giornate delle altre donne. Voi che ne sapete? Ci sono giorni che le 9, le 10 di sera sembrano cose inverosimili che non arriveranno mai. Ma se voi mi dite che sembro una signora dell'Alta Italia, allora io comincio a pensarci. Ve l'ho detta, tempo ne ho. Troppo. Non tornate più. E oltretutto non è che mio marito sia sempre così servizievole. Ecco il cane. Don Michelì è un cane fantastico. Si è talmente imbastardito che è diventato da pelo, da penna, da tana, da tartufo, da tutto. Giacinto, questi sono piccoli servizi che un cacciatore non dimentica. Per carità, Marchesi, voi mi dovete solamente comandare. Si chiama Ciccio. Chi? Ah, Ciccio. Grazie, signore. Signora, andiamo, Ciccio. Marchese, datemi comando.
Ai vostri ordini, sempre. Prego, buona caccia, eh? Grazie. Bene, bene, il quadro si delinea. Sei maestro, si dà da fare. Col piccolo servizio reso a questo giovane può rendere sviluppi incalcolabili. Già, incalcolabili. Ma che ti è venuto in mente di lasciarmi sola con lui? Mica t'ho lasciata sola. C'è stato niente, sì, e poi con chi t'ho lasciata? Il marchesino è un signorone, sai, un giovanotto abituato in città. È proprio per questo. Ah. Io con certa gente non mi trovo. Per il cane potevi mandare Antonietta, Saverio. Non devi lasciarmi sola con un giovane, non sta bene. E poi certe cose devo dirtele io. Non l'hai mai fatto. Non si capisce, non l'ho mai fatto. Ci mancherebbe anche questo adesso. Ma ci sono persone e persone. Mica posso fare lo Zulù con le persone di riguardo. O faccio il galantuomo o faccio lo Zulù. Se voglio diventare un galantuomo, se tantomeno aspiro ad essere considerato un galantuomo, certe cose non le posso fare. Mi devo mostrare all'altezza, devo dimostrare una certa superiorità. Vieni qua. Che ti ha detto quando sono stato via? Così. Ha parlato della madre, delle sorelle che improvvisamente mi troverebbero simpatica. Così viste, eh? Ma io gli ho fatto capire che non sono una stupida. Ma perché fai così? Perché? Mi sembri un riccio, figlia mia, stai sempre sulla difensiva. La moglie di un galantuomo non agisce così. È più sicuro di sé. Perché le sorelle non dovrebbero trovarti simpatica? Avanti, sentiamo. Anzi, ragiona di più che alle riunioni in canonico fra le dame di San Vincenzo. Comare Giacinto. C'è voi tu. C'è il maestro Palazzo. No. Mi ha fatto entrare nello studio. E c'è pure Don Peppe Viscardo. Sono venuta assieme. Sì, sì. Sono venuta assieme. Sono venuta assieme. No, un po' di esagerazione, no, ma signore, tutto quello che volete, ma la colpa iniziale del maestro Palazzo, colpa grave e inequivocabile. C'è la colpa. Don Massimiliano, buonasera. Buonasera. Dicevo, la colpa iniziale è del maestro Palazzo. C'è il duca. Ma Beppe Viscardo non doveva fare quello che ha fatto. Ci ha compromesso tutti. No, un momento. Io personalmente... E per dire, il circolo non ci fa certo una bella figura. Questo sì. Oh. Ma in sostanza, quanto avrebbe l'intero raccolto delle carrube? Tutto? Tutto. Quel Peppe è un diavolo. È un diavolo, signori miei, qua tutti siamo diavoli e tutti siamo santi. È un socio che ha inteso fare i propri non chiari comodi fischiandosene della serietà del circolo. Questo sì. Dico, perché chiariamo, Giacinto il capraio c'entra fino a un certo punto. Lui fa il suo gioco. Sballato? È sballatissimo, grottesco. Il giorno che Giacinto il capraio mette piede nel circolo ne esco io, subito. Chi non ha giustificazione è Viscardo. Che aveva il sacrosanto dovere di interpellarci. Questo sì. E che modi sono? Gente si riempie il portafogli e i soci più qualificati. Non è serio, non è soprattutto corretto. Il circolo è di tutti. Questo sì. Scusa, In nome di Dio. Che poi dice, hai fatto l'affare. Si parla di 2.700 lire. No. 2.000. 2.700 lire. È trapelato. È un minimo di pudore. Verso una quota al circolo. Fai un complimento a ognuno di noi. Finalmente. Ciò che volevo dire dal primo momento. Ma che so, fai un complimento ai soci. Una cena, una bottiglia, un fiore. Ma che modi sono? Qui c'è un colonnello Giaccio. C'è uno Scapoli di Basilicata, c'è modestamente un Carlo Passacavallo. Non si fa,
Per cui non appena Viscarda arriva e mi saluta, io lo mortifico. Gli volto le spalle. Questo? No, no. Prego. Per carità. Questo sì. E vedete se non lo faccio. Vedete se quando Viscarda arriva e vi saluta, io non gli volto le spalle. Matteo! Matteo! Sei visto Palazzo? No, Don Beppe. Io non l'ho visto. No, no. Come viene, digli che l'aspetta a casa mia. Va bene, Don Beppe. Come viene? L'aspetto a casa mia. Ah, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Ma vedete che carne. Caro Attilio. Chiarissimi. Ma che c'è? Scommetto che non sapete niente. No, che? Matteo, l'inserviente. Conoscete quella sua catapecchia verso il mare? Quella semidistrutta dal terremoto? Beh. Allora ho chiesto due carte e ho legato un tris. Ah, beh, e allora? Zitto, zitto. Rimbambito com'è? L'ha venduta a Giacinto il capraio per 3.000 lire. No! Anche Matteo no! Ma è il colmo! Ma comandi, signor colonnello. E niente! Ferme! Permesso! E non filo via oggi. Hai sentito come l'ha presa il duca? No. Povero Giacinto ha finito di sognarsi il don. Riportalo in cucina, si sta alzando. Si sente meglio? Sì, si vuole alzare. Ma fateglielo prendere, gli fa bene, alla bile. Non vuole niente. State qua. Chi è venuto? Ieri venne il maestro. Parlarono. Poi quando il maestro se ne andò. Accomodate. Grazie. Io dovevo venire già da un pezzo con Marata. Perché la gente parla. Parla di che cosa? Da tutto. Qua non si muove foglio, sono paese. E se la gente vuole sputare veleno? Lo so. Ma a me come amica. Come stai? È il tuo trionfo, eh? Il mio trionfo. Stasera c'è la Servia, si ride. La festa nei vicoli dopo quello che è successo ieri sera al circolo. Festa grande! Era fatta. Bastava un altro voto, ma che dico, nemmeno. Bastava che Don Carlo e Don Giulio non avessero fatto tutto quel chiasso, che la cosa non fosse finita nelle mani del duca. Perché Don Beniamino era mio, ma lo era accaparrato. Guarda, ieri gli ho comprato questo. E che cos'è? Un flauto. Si dilettava la madre da giovane, donna Gabriellina di Scapoli. Grande signore. Sì, ma un flauto. E quello teneva e poi lo so comprato. Non aveva altro. Era fatto. Ma il paese già parlava, Giacinto, parlava. Don Beppe Viscardi, poi l'inserviente del circolo. Era una voce generale. Compare Giacinto, si fa scroccare denaro e basta. Sei stato due minuti senza dire Dio zio e già soffro. Scroccare denaro, scroccare. A chi scroccare denaro? Era un favore. E poi, seppur non era un favore, tutto ha un prezzo. Era fatta. Su, adesso dici vuoi ammalare? La gente come lui che fa i salti, hai capito? Ride di gioia a vedermi così. Anna di che ridere.
Come mi chiamano in paese? Dillo a mia moglie. Io che ne so. Lo sai e non lo vuoi dire. Parla, a me mi è arrivata all'orecchio sin dal primo giorno, c'è cosa da credere. Ah, come mi chiamano? Dillo. Ma tu che vuoi da me? Parla, ti sto dicendo, come mi chiamano? Don Giacinto. Don Giacinto? A forza. Hai sentito, Il nomignolo, mi hanno messo il nomignolo. Don Giacinto a forza, Don per forza. Sei stato tu, sei stato. Io? Dove? Chi? Ti ho beneficato, ti ho aiutato. Chi più di te, chi più di un amico, poteva schizzarmi addosso fango e veleno. Siamo stati assieme all'acqua e al vento. Ma hai fatto una testa così con l'acqua e il vento. E adesso ridi, come? E più degli altri. E avanti, fammi vedere come ride. Ride, fammi vedere come ride. Non ride, sì, non ride. Oh, marata, dite glielo voi. Io mi dicevo un momento fa, perché dovrei ridere? Era fatta, era fatta, bastavano due giorni, due. Perché dopo domani al circolo si vota. E come dice il maestro, nel segreto del voto, hai capito? Era fatta due giorni. Ci sono altri nomignoli? Ma voi vedete la pazienza divina. Non fare l'ipocrita, Caino. Ti ho beneficato, ti ho aiutato, a te e agli altri, vi ho sfamato, olio e farina, e pasta. E adesso, avanti, ci sono altri nomignoli. Ma non lo so, che ne posso sapere io se ci sono altri nomignoli? Lo sai, non lo vuoi dire, lo sai. C'è quello di prima. E cioè? Te l'ho detto. E ripetilo. Ripetilo che voglio vedere come ti ridono gli occhi. Come ridono gli occhi a tutto il paese quando lo dite. Ripetilo. Avanti, dimmi, come mi chiamano? Camarada. Come mi chiamano? Come mi chiamano? Voglio sentire come. Don Giacinto a forza. Ancora. Don Giacinto a forza. Donna a forza. Ancora. Donna a costo di diventare la favola del paese. Sei cattivo, Giacinto. Cattivo. Era fatta. Il 48 ore di quiete era definitivamente, decisamente fatto. Signor Giacinto, sta salendo Don Michele. Lo faccio favorire nel salotto, è vero? Oramai. Lo faccio entrare qua. Se dice così. Si può? Venite, Marchesi, venite. Onorateci. Signore, Giacinto, due sole parole. Quanto è successo ieri sera al circolo forse sia giusto. Tu conosci bene il duca? No, signore, non lo conosco. Se c'è una cosa che può smuoverlo di casa è una cena. Io gli ho detto di essere stato a caccia con Ninuccio di Scapoli e l'ho invitato a mangiare la caccia a casa tua. Qui? Da noi? Giacinto, qualcosa bisognava fare. Io ho pensato a una cena. Se qualcuno ha un'idea migliore. Marco, si abbiate pazienza, questo è il momento che proprio. E voi credete che io con una cena. Giacinto, io non dico niente. So però che a tavola il duca diventa una pasta. Tentiamo. Hai sentito, Tu poi da quel cane rabbioso che sei comincia a fare con me. Tu non devi parlare. E che sto parlando adesso? Scusate, e chi verrebbe a questa cena? Ma io, il duca, Ninuccio di Scapoli, Attilio Arutta... Tutti e... uomini. Un altro dramma, ma che si tutti questi giovani a casa mia, capito? Non è per noi, ma... In questo paese. Beh, il duca non è un giovanotto. Lo so, persona di grande riguardo. Ma in questo paese di serpi. Capite com'è? Aduc, tu che ne dici? E a me lo domandi? Tu devi decidere. Signora, se non vi fa piacere, per carità, come non detto. Vuol dire che avvertirò il duca? No, no, ma che si è? Non precipitiamo. Figurate, non è per noi, capito? Onore, onore e piacere, ma se il paese voi lo conoscete, sti paesani, capite? Altro sarebbe se voi, Don Ninuccio o Don Attilia, che so, una sorella. Una zia.
Come no, certo, mia sorella Erminia e anche tutti gli altri, con le sorelle. Bene, sì, ma anche se mi dovete capire, mi dovete fare la grazia di comprendere. Erminia farà anche piacere. Faremo così. Demissimo. Siete più tranquilla adesso? Beh, a questo modo. Allora vado a casa e vi mando la selvaggina. A domani sera. Ciao Giacinto. Grazie, ma che sì. Vi dovrò tutto. Grazie assai, ma che sì. Grazie assai. Sei convinto adesso? Vogliono scroccarmi danaro, vogliono scroccarmi. Anche il marchesino mi vuole scroccare danaro, Che significa, Tu che hai detto che il marchesino non ti vuole scroccare danaro? Che risposta è? Ma io te l'ho detto, tu non devi parlare, non è cosa tua. Ma che cosa vuoi dire? Che anche il marchesino c'ha uno scopo? No, per carità. E allora? Cretina. Un signor di quell'importanza, di quella famiglia, che cosa potrebbe voler da me? Da te? Da chi allora? Ah, da te niente. E allora parla. Stato buono, Giacinto. Non mi hai risposto, t'ho detto, parla. Ho detto stato buono. Buonasera, comarata. Verme, stata buona, cappaterra che sei, stata buona. Mai una luce, mai un'ombra di luce, niente. Vivono nel fango e credono che tutto sia fango. Capra! Hai capito? Cosa faccio? Guardate là. Al marchesino voleva scroccarmi denaro un signor di quella importanza, di quella famiglia. Per l'hanno preso uno straccione qualunque, per un capraio. Di quello sì che non mi fiderei. Ma di un signore, di un nobile. Per cento a vita! Stato buono, la cinta! Anche tu, Ada, lasciatelo dire. Sembrava tutto perduto. Trova un signore, un giovane di buon cuore che si offre disinteressatamente di riaddrizzare la barca e tu aiutami, no? Ma io voglio aiutarti, Giacinto, voglio. Non è vero, non è vero, non è così, mi ostacoli tutto. Poco fa quel tuo tono. Io, pro forma, dovevo mostrare un po' di resistenza. Ma tu, aiutami, no? E allora siediti e parliamo. Sì, parliamo. Se parliamo. Perché le cose si stanno mettendo in un modo che non mi piace. Ah, ricominciamo. No, Giacinto, tu sei accecato, non vedi. Ma perché dovrei essere accecato? Perché? Ah, guarda, questo è un discorso che noi l'abbiamo fatto 100 volte. E io, sì, signor, te l'ho detto. È vero, un poco sto facendo la parte dell'addormentata. Compro, sborso denaro, mi inchino a destra, sorrido a sinistra, ma perché lo voglio fare io, è la mia moneta. Inchini e sorrisi a 2 giorni data. Perché fra 2 giorni si riunisce il consiglio. E se arrivo a diventare donna. Ad, guarda che tu devi superare te stessa. Devi sbalordire persino il duca. Deve essere una cena da signora a signore. Vieni da. Ma che vuoi fare? Vieni da. Guarda, ogni volta che ti compravo un vestito era una storia. Gridavo quando li metterò, quando li metterò. È venuto il momento, Ad. Adesso li metto. Si alza un sipario come a teatro. Ad. Ma c'è cosa ti chiedo io? Un poco di comprensione. Sorridi, sorridi anche tu, anche se non hai voglia, me lo prometti? Va bene, come vuoi. Grazie. Adesso lasciami correre dal maestro palazzo. Aiutati che il Dio ti aiuta.
E se riusciamo a incastrare anche Don Giulio e Don Carlo Passacavallo è fatta un'altra volta. Io muovo mari e monti per vedervi un minuto e voi... Ada! Ma chi vi ha fatto entrare? Non c'è Antonietta. Antonietta c'è, ma di lei potete fidarvi. È una ragazza a posto che vuole bene a voi, come vuole bene a me. E così avete deciso. Andate, venite, organizzate cene. Vi comperate le donne di casa mia che magari mettono un segno al balcone quando mio marito esce. Avete deciso per voi e per me. Ada! E va bene. Io ho deciso. Ma non nel modo sperato da voi. Voi volete speculare come tutti gli altri su questa pazzia di mio marito. Ma perché lo difendete sempre? Non vedete che non vi merita? Vuole entrare nel circolo dei galantuomini, vuole diventare don. E che c'è nel circolo dei galantuomini che valga uno sguardo vostro? Ada, Ada, non mi mandate via. Ada, fatelo. Fatelo per la vostra giovinezza trascurata. Dimettetela. A me non piace il teatro. Sì, scusatemi. Scusatemi, io non so più quello che dico. Ma voi non mi trattate così. Io non vi chiedo niente. Solo guardate. Prendervi una mano. Ada! No! Ada! No, lasciatemi! Ada! Suonate voi. Don Michelì, se questa cena si deve fare, andatevene. Altrimenti non faccio in tempo. Vado. Ma domani sera mi guarderete un poco. Ditemelo. Soltanto un poco. Su, andate. Fatelo vedere. Oh, sì, signora. Con Barre Giacinto possiamo bastare. Bene. Maranna mia, tremo. Tu tremi sempre, poi non tremi nemmeno se ti trovi davanti a uno squadrone di carabinieri a cavallo. Tremi. Perché tremi? Non devi tremare. Mo, fatemi vedere le mani. Bravo.
Bravo, pulizie, pulizie. Questa non è la casa di un barone né di un duca, ma quando siete pulite potete presentarvi davanti a sua maestà. Allora stiamo bene, possiamo passare. Potete passare anche tu, stranamente. Lì, meno la macchia. Sì, mi sono scordata. La so vista, sa? Sì. Buonasera. Marchesina. Signore? Ah, già, Cinto, come sei elegante, vuoi farci sfigurare tutti? Per carità. E che tavola! Questa tavola è un bijou. Opera di mia moglie. Marchesina, scusate, non si era detto... Ah, sì, Erminia, sì, ma all'ultimo momento, sai, un cerchio alla testa, poveretta. Oh, mi dispiace. Comunque tu stai tranquillo, Attilio porta sua zia, donna Sinuccia. È viva? Come no, vivissima, un po' in età forse, ma... Ah, eccolo! Oh, buonasera, signora. Caro Giacinto, come va? Come va? Avevo promesso a Michelin di accompagnare mia sorella, ma all'ultimo momento un cerchio alla testa. Ah, epidemia di sorella. Tanto c'è donna Sinuccia. Ah, sì. L'importante è che la signora Ada non sia la sola signora. Don Michele, a Basso ci sta Don Attilio. Vuole qualcuno per portare su donna Sinuccia. Ah, già. Ah, vado io. Permesso, eh? Vado a prendere donna Sinuccia. Ecco, hai visto? Vedrai che troverai il duca già ammorbidito alla terza beccaccia. Ma che sì, me ne ricorderò sempre. Speriamo, ho buone speranze. Stai tranquilla, se ci sono io. Stai tranquilla, sì. Madonna, buonasera. Sono vecchio. No, vai tranquillo. Donna Sinuccia, voi non siete vecchi. Voi siete costante. Ecco, ma come fate a pensare così, io non capisco. Un mucchietto d'osso. Che Dio ce la mandi buona. Questa povera vecchia fa alzare dal letto dopo 6 anni. Donna Sinuccia. Chi è? Qua. Mi riconoscete? Sono Michele San Giorgio. Guardate che guancia di quella rosa. È il freddo. Fuori fa freddo. Io sto male. Ma che male, donne come voi sono d'acciaio. Giacinto, una chartreuse per donna Sinuccia. Ce l'ho. Grazie. Questa è casa San Galliano? Come cambiare? Questa è casa di un amico, sì, Giacinto Muri. Muri. Giacinto, sì. Muri? Ma non mi avevi detto... Su, su, un bel brindisi. Hai 90 anni di questa simpatica giovinetta. Brindiamo alla zia Sinuccia. Dai, Michele. Eccolo qua. Tieni, ecco qua, zitta, tieni. Tieni, prendi. Grazie. Non sarà troppo dolce questa, no? Ah? Mamma. Beh, dammene un'altra, sì. Mamma. È normale. Eccolo qua. Ecco, adesso gli dammene un'altra. Sì. Ecco qua. Bevilo piano, ecco. Ah, io bevo piano, sì. Piano. Ma non è troppo forte questo, sa? Non è forte, ti è piaciuto? Grazie. Un bel po' di tutto. E vostra sorella? C'è donna Sinuccia, no? Sì. Ah, da io portavo non so chi, se appena potevo, dovete credere. Va bene, non fa niente. Vieni, Ado, vieni. Donna Sinuccia ti vuole conoscere. Donna Sinuccia. Ah, che vuoi di me? No, ma io ti ho chiamato, Giacinto, vi voglio presentare la mia signora. Ah, piacere. Stavo dicendo a tuo padre che io mi ricordo cosa antica, sai, figlia mia, sì. Mi ricordo quando passò per Serracervia Ferdinando II. Allora... Era duca di Galatta. Era duca di Galatta.
Io ero piccola. Vista che memoria, rompe di 80 anni fa. E che giornata fu, cavalli, carrozze. E mi ricordo pure quando passarono da qui i piemontesi. Ah, i piemontesi. Che fecero, che fecero? Accadde. Pioveva. Che memoria. Tante volte sorprende pure noi, certi ricordi lontani, remoti, di famiglia. E poi sta bene. Ha un bel appetito. Si vede. Zietta. Dimmi che vuoi. Ma dove guarda? No, quattro nei fuochi. Che hai mangiato oggi a mezzogiorno? Dillo. No, questo non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Sì. Però, quando io feci la prima comunione, il duca. Messo. Buonasera. Don Massimiliano, venite, entrate pure. Duca, signor Duca. Duca, la padrona di casa. Felicissimo. Don Asinuccia. Chi è questo? No, inizio, no. Oh, una soppressata. Sì, signor. Ma guardate che combinazione. A mezzogiorno mi sono trovato nella mia masseria di Sottoborgo. La conoscete? Come no, masseria storica. Ora di pranzo. Qui poi, quella povera gente non mi aspettava. Vedo sul camino una soppressata di un chilo. Signora, mi sono mangiato mezzo soppressato con una pagnotta di pane così. Cara signora, buona bocchetta. Cara signora, nutrirsi, soprattutto nutrirsi. Caro Francesco. No, Francesco. Duca, chiedo un momento di permesso, la cucina. Davanti alle cure domestiche? Emilio, tieni una moglie che è una rosa. Ma Emilio. Duca, l'amico Giacinto sarebbe la persona che mi sta a cuore. Sapete la faccenda del circolo? Il circolo è una cosa seria, amici. A me toccatemi tutto, non toccatemi il circolo. Sì, ma come vi ho detto... Sì, il circolo oggi è ridotto piuttosto a mal partito. Ci sono molte cose da fare, ma il segretario mi ha presentato un preventivo addirittura pazzesco. Sì. Parliamo di 14.000 lire, ma è sempre il circolo fondato nel 1830 dal duca Massimiliano. Mio nonno, caro Emilio. No, Giacinto. Che? Giacinto, non Emilio. Giacinto, Emilio, comunque, adesso mangiamo, si va a tavolo? Sì, signore. Duca, in caso di benevolo accoglimento della sua domanda, l'amico Giacinto desidera accollarsi lui le spese di rammodernamento del circolo. E che c'entra? Caro Michele, usciamo dal seminato. Il circolo porta il mio nome. Da 70 anni sono i San Gagliano che vi provvedono. Sarebbe fuori luogo. Addirittura offensivo. Tu provvederesti a tutto? Beh, se signori vuole. Ma non è mica uno scherzo, Sì, che vi devo dire, se ho questa gioia finché avrò il respiro di vita. Bene, vediamo. Duca. Ma che bravo uomo. Duca, ci terrei anch'io. E vediamo. Vediamo domani in consiglio, Bene. Faresti anche il biliardo nuovo? Ma anche le stecche. Boh, il biliardo non sarebbe necessario. Io l'ho detto, lussi, niente. Ma se insiste nel fare il biliardo nuovo? Signor Doc, non vi preoccupate, se mi date questo onore, faccio tutto, quadro, stecca, biliardo, jazz, tutto. Vediamo. Vediamo, comunque, tu tieniti pronto, Benissimo, signor Duca, grazie. Puoi venire anche al circolo? Beh, se non sono ancora... Oppure aspettare al bar, tanto è lì a due passi. Sì, signori, prego, guardate. Don Michele, c'ha ragione io, siete un signorone. E dai signori si possono aspettare solamente cose buone. Grazie, grazie tante, grazie. Donna Sinuccia? Chi è? Donna Sinuccia? Si è addormentata. Ah, dove lo metti? Ah, già, dove lo mettiamo? Vicino al duca. Vicino al duca. Piano, piano. Piano, piano.
Duca, le dispiace l'assedio. Prego, Enrico, una sinuccia. Ma non lo conosco. Piano, fino a giù. Fino a mezzo, una sinuccia. Il maestro Palazzo sta arrivando. Sì. Beh? Dice di stare calmo perché... Perché? Perché... Ah, sì, tutto è andato bene. Sì, sì. Come? Ha detto di stare calmo, tutto bene. Ve l'avevo detto io, modestamente, con la mia opera di persuasione. Sì, sì. Giacinto! Ecco lui, è lui. Giacinto! Maestro. Ah. Maestro. Sono socio. All'unanimità. Oh. Il duca ti ha proposto nessuna obiezione. Perché non ti sei vestito un po' meglio? Potevi entrare un momento, no? Maestro, mi dovete capire la scaramanzia. Ma io che ci metto? Sono vestito sotto. Maestro, voglio andare a avvisare mia moglie. Permettete. Ma ne siete proprio sicuro? Sono ammattito, sicurissimo! Grazie. Maestro, lo siete salvato da un sequestro di quelli famosi! Pescare, te lo ricordi? Giacinto! Vieni Pasquale, vieni Pasquale, vieni. Dov'è, in camera sua? Nel salotto. Tu mettiti al balcone. Il fantasma. Ma che hai? Che c'è? Dove sta mia moglie? Ma che hai perduto la favella? Dove sta, ti ho detto? Nel salotto. Oh, e tanto ci voleva. Ma ci abbiamo qualche visita? Chi c'è?
Don Michelino. E tanti steri. Vi ammazzo. Vi ammazzo. Ma no! Giacinto! Giacinto. Caro Don Giacinto. Don Giacinto, sapete che ore sono? Stimatissimo Don Giacinto. Come state, Don Giacinto? Bene? Don Giacinto. Don Giacinto, mi ha favorito un momento il giornale? Don Giacinto, quella preghiera. Buongiorno, Don Giacinto. Egregio Don Giacinto. Don Giacinto. Questo? Sì. Gentilissimo Don Giacinto. Sì, mio Don Giacinto. Don Giacinto. Mannaggia, caro Don Francesco. Giacinto. Don Giacinto.